Disarmati e trasportati nelle caserme per essere interrogati. È quello che è accaduto ai militari che nella notte avevano cercato di prendere il controllo della TV per diramare un comunicato con le ragioni del golpe, poi fallito. Le truppe golpiste sono entrate negli uffici di TRT, la TV di Stato, e della CNN Turchia. Le operazioni si sono tenute nelle due maggiori città turche, la capitale Ankara e Istanbul. La giornalista di turno, i cui occhi e il nervosismo esprimono tutta la paura del momento, è stata costretta a leggere il documento. Ci sono state ore di concitazione fino a quando le forze di sicurezza lealiste sono entrate negli studi e hanno arrestato i rivoltosi. Cifre su eventuali vittime non ce ne sono, anche se, secondo notizie più recenti, almeno 104 golpisti sarebbero stati abbattuti. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di colpi di Stato avvenuti nel paese, l'ultimo nel 97, mentre in termini di violenza il peggiore è occorso nell'80. Stavolta però l'esecutivo può far leva su di un ciclo economico positivo che dura da almeno 10 anni. Per questo è probabile che, malgrado una politica di grande controllo anche sociale, la popolazione non abbia preso posizione e anzi molti si siano schierati contro il golpe, contribuendo al suo fallimento.